Francesco Lui esorde in campionato un pareggio a Lanusei in trasferta contro una squadra che l'anno scorso ha fatto benissimo, diciamo che ha vinto il campionato e ripartiva con tanto entusiasmo sugli spalti e con un impianto di gioco che ha riproposto. Sul piano del palleggio bene Lanusei, ripartenza del Muravera, l'1-1 giusto? 1-1 giusto per quelle che sono state alla fine dei conti le occasioni dal gol. Due squadre che hanno interpretato la partita in modo molto diverso. Noi abbiamo fatto una scelta perché sarebbe stato da presuntuosi venire qua a giocare a campo aperto contro una squadra che fa della brillantezza, dell'agilità, della tecnica e della velocità il suo forte, e noi che onestamente per struttura di squadra, anche per età media, abbiamo necessità ancora di 15-20 giorni per trovare la miglior condizione. Abbiamo fatto la squadra umile ed esperta e l'abbiamo fatto molto bene, molto molto bene, e infatti sono contento del risultato perché un punto qua vale oro. Una partita difficile da giudicare anche perché 10 contro 10 già nel primo tempo, tra l'altro voi in svantaggio anche di un uomo, non avete perso la testa, parità numerica e poi parità di gol in campo. No, noi in svantaggio di un uomo si è visto poco perché comunque ci siamo rimessi subito bene in campo. E noi in svantaggio di un uomo abbiamo fatto emergere quella che è la nostra esperienza, che probabilmente come quantità di partite fatte a questi livelli è leggermente più alta della loro. Siamo stati molto bravi a gestirci senza far cambi e quello ci ha permesso poi di gestire molto bene la partita del secondo tempo, dove veramente non abbiamo rischiato niente, anzi forse su qualche ripartenza e qualche palla inattiva potevamo andare a far male. Ecco, nel secondo tempo meglio, sì. Anche lì il cambio di Nurki era forse per trovare quello spunto? Ma diciamo che era abbastanza studiato dall'inizio, se fossimo riusciti a reggere bene come abbiamo fatto per 70-75 minuti il loro possesso, che peraltro è stato più che altro un possesso nella loro metà campo, nei primi 10 metri comunque del nostro campo, dove non abbiamo preso un'imbucata contro questo attacco che secondo me ne farà bizzeffe contro di tutti, e l'avevamo studiata in settimana e sapevamo quali erano i loro punti di forza. Non abbiamo mai preso una ripartenza, non abbiamo mai rischiato l'uno contro uno dietro, non abbiamo mai preso un'opzione manovrata con un tiro in porta finale. Noi ovviamente abbiamo giocato molto sulla ripartenza lunga, abbiamo cercato spesso, fino a quando c'era Meloni, di appoggiarci su di lui per poi accorciare su di lui, non ci è riuscito benissimo, però in due o tre circostanze, compresa l'azione in cui è stato ammonito lui per simulazione, che a me non convince tantissimo, potevamo far molto male e secondo me la avremmo fatto male. Un calcio d'angolo dove Meloni ha anticipato sul primo palo il loro difensore e è andato fuori di pochissimo, poi è ovvio che giochi a Lanusei non puoi pretendere che loro non facciano un tiro in porta, ma non mi risulta che il nostro portiere abbia fatto una parata in tutta la partita, come d'altronde loro. Due squadre che arrivavano da campionati diversi ma vincenti, si è resettato tutto perché è una nuova stagione, per voi c'è un salto di categoria, avete dimostrato sicuramente una grande solidità. Ma questo è un campionato fatto per animi forti, cuori forti, gente con le idee chiare. Quando si affronta un derby così, e lo devi affrontare con la giusta mentalità, perché sennò rischi veramente la figuraccia. Ti dico che se noi oggi fossimo venuti qua con un pizzico di presunzione saremmo andati via piangendo, invece andiamo via col sorriso, con un punto importantissimo. Tu reputi sempre punti fuori casa importantissimi, adesso si gioca in casa e lì si cerca la vittoria. Io penso che in D, per una squadra neopromossa come siamo noi, che ha tenuto l'80% della squadra che ha fatto l'eccellenza l'anno scorso, i punti non contino tanto, contano anche i mezzi punti, quindi figurati un punto preso su questo campo dove l'anno scorso ci ha fatto punti forse solo l'Avellino e qualche altra squadra, che è una squadra di carattura di altra categoria, per noi è un orgoglio, un buon punto di partenza, consapevoli che il vero Muravera lo si vedrà probabilmente tra 20-25 giorni. Domenica in casa con l'Ostia, che avete ovviamente incontrato in Coppa Italia. Cosa vi ha insegnato quella gara? Che aspettiamo la partita di domenica per vedere qual è stato il margine di crescita che abbiamo avuto rispetto alla settimana scorsa, anche se ti dico molto onestamente che le partite di campionato hanno un valore nettamente diverso da quelle di Coppa. E le squadre sarde purtroppo alla Coppa prima ci rinunciano e meglio stanno in campionato.
Grazie Francesco, complimenti per il punto, buona partenza e in bocca al lupo per domenica.